Quattro reti, due pali ed una traversa. Al Savini match godibile ed incerto fino all'ultimo, quello tra Notaresco e Real Giulianova. Due squadre che hanno già definito i propri obiettivi. 2-2, un pari, il sesto in casa, il decimo in stagione per i rossoblù di casa, acciuffato in rimonta dopo un ottimo avvio dei giuliesi. Notaresco in emergenza per l'occasione, oltre agli infortunati di lungo corso Bianciardi, Cancelli e Colombatti, out pure Banegas e all'ultimo istante Montuori. Per squalifica invece non sono a disposizione Mancini, Marchionni e mister Epifani, sostituito dal vice Falasca. Speranza e Frulla in panca in vista dei playoff e Ghiani ad affiancare Gallo al centro della difesa, Sorrini e Di Stefano sulle corsie esterne e a centrocampo maglia da titolare per Massarotti e Paganin. Leonardo Bitetto recupera De Cerchio e Caso, assenti contro il Matese. Davanti la coppia è formata da Paudice e Barlafante. Avvio mortifero da parte dei giallorossi che trovano il doppio vantaggio ancor prima del quarto d'ora. L'avvisaglia arriva al quarto quando Massetti, uno degli ex, impegna Sciba. Cinque giri di lancette più tardi il vantaggio che arriva a seguito di uno scambio tra Paudice e Barlafante. Assist del primo, tiro a giro sul secondo palo del secondo. 0-1. Neanche il tempo di annotare l'azione che al tredicesimo arriva anche il bis giugliese con Paudice che svetta di testa e mette dentro un calibrato cross di Massetti. Notaresco 0, Giulianova 2 al tredicesimo. Sotto di due gol il Notaresco inizia a carburare, Palumbo prova ad impensierire al diciottesimo di Mango, senza fortuna. Dea Bendata non amica dei padroni di casa neanche alla mezz'ora, quando il palo respinge il colpo di testa di Dos Santos dopo un'iniziativa di Palumbo. Momento sliding doors sul finale della prima frazione. Al 42esimo è prorompente l'azione di Paudice che parte dalla propria metà campo, entra in area e conclude. Intervento reattivo di Sciba che respinge ed evita la capitolazione. Dal possibile 0-3, neanche un minuto più tardi, il Notaresco accorcia grazie a Dos Santos, servito dalle retrovie. L'attaccante carioca supera in uscita di Mango e deposita in rete la nona marcatura personale in campionato. 1-2. Con le immagini di Fabio Fedeli passiamo alla ripresa che si apre con una ghiotta occasione all'ottavo per Palumbo che in area da favorevole posizione viene chiuso dalla difesa giallorossa. Cinque giri di lancette più tardi è pericoloso ancora il Real Giulianova con Barlafante che sguscia via, tiro che coglie il palo esterno e termina sul fondo. Il terzo legno di giornata arriva al sedicesimo quando Palumbo prova a sorprendere Di Mango, la traversa salva la difesa ospite e nega il pari ai padroni di casa. Sono i rossoblù a spingere alla ricerca del pari, al 19esimo a quadro, sotto porta non trova lo specchio della porta di testa, mentre al 26esimo è superlativo l'intervento di Di Mango sulla deviazione ravvicinata di Dos Santos. Insiste ancora la compagine del presidente Di Giovanni, al 43esimo è doppia l'occasione scaturita da una bella progressione di Bana, Buonavoglia ci prova due volte, si salva la difesa del Giulianova, che però capitola al 44esimo quando a quadro, al termine di un'azione avvolgente, trova il pertugio giusto dal limite, 2-2. In pieno recupero ancora emozioni, la saetta di Paudice finisce sul fondo di un niente, gli assalti conclusivi del Notaresco non cambiano l'esito del match, che finisce con la divisione della posta in palio.